Benvenuti a Virgilio News, il redazionale dell'Alto Mantovano e della Bassa Bresciana. Oggi andremo a Medole, dove grazie a 4 serate sarà possibile fare un viaggio all'interno della cultura. E abbiamo conosciuto il primo ospite della prima serata, dove si è parlato di cinema, il grande regista Franco Piavoli. Vediamo il servizio. Cinema, filosofia, letteratura e musica sono questi gli illustri protagonisti di 4 interessanti serate presso la Torre Civica di Medole in provincia di Mantova. Questo luogo di così grande rilevanza storica ospiterà fino al 1° giugno ospiti d'eccellenza le cui esperienze permetteranno la realizzazione di un viaggio nella cultura. Assolutamente sì, noi della Civica Raccolta d'Arte di Medole abbiamo pensato qualche tempo fa di creare appunto un ciclo di serate culturali su vari svariati temi appunto. Abbiamo pensato di fare qualcosa in molto particolare, di invitare degli artisti, dei letterati, eccetera, per parlare con loro di un tema molto importante. Noi crediamo che comunità di magica, appunto il tema di questa rassegna, sia un doppio concetto che appunto sia fondamentale al giorno d'oggi. C'è il tema della comunità, appunto comunità che unisce, e appunto l'immagine al giorno d'oggi è qualcosa di fondamentale. Ma eppure c'è questa comunità di immagini, quindi immagini che si replicano, che si duplicano, che diventano tantissime e quindi che si possono appunto stare insieme, quindi creare appunto una comunità. Questo viaggio attraverso appunto 4 serate sarà un viaggio particolare che incontrerà per esempio in questa serata con Franco Piavoli, grande regista gloria dei nostri luoghi bresciano. La seconda serata appunto sarà con un filosofo di Castiglione delle Stiviere, Luca Cremonesi, per poi arrivare al 25 maggio venerdì con Attilio Scalpellini, giornalista di Radio 3, grande autore, scrittore, persona molto particolare, molto ricca, per chiudere appunto il 1° giugno con Azio Corghi, musicologo, compositore di fama mondiale. Il lavoro per la realizzazione di queste serate è stato veramente tanto, ma la fatica viene ripagata ogni volta grazie all'interesse dei medolesi e non solo. Viene organizzato dalla Civica Raccolta d'Arte e quindi mi fa molto orgoglio perché, come dire, noi abbiamo esposto i cartelli all'entrata di Medole, centro di arte e cultura, ma poi bisogna darci le gambe, quindi queste sono le dimostrazioni, questa è la dimostrazione di quello che si scrive e che quindi poi concretamente si fanno opere, operazioni di livello molto importante. Quella di stasera del regista Piavoli sicuramente è una di queste molto grandi, molto importanti, e quindi anche le altre a seguire saranno così, quindi siamo contenti e mi auguro di più che i medolesi, stasera ne vedo un po', ma spero che partecipino ancora di più perché sono per loro. Primo ospite della serata è Franco Piavoli. Ma chi è dunque Franco Piavoli? Franco Piavoli è uno dei grandi del nostro cinema e del nostro anche in senso locale, perché per quanto riguarda il territorio delle colline moreniche è una gloria locale. Lui è nato e vive tuttora a Pozzolengo, ha un percorso cinematografico molto particolare perché ha cominciato a fare cinema dopo una carriera già avviata in ambito legale e poi ha deciso di darsi al cinema a tutto tondo. Lui scrive, dirige, fa il montaggio dei suoi film e li produce con la sua società che è la Zefiro Film. Ha prodotto soltanto 4 lungometraggi nel corso di oltre 40 anni di carriera, che sono stati però visti e premiati in festival in tutto il mondo, quindi non è soltanto limitato alla cinematografia nazionale. E il suo è un cinema molto particolare, fatto di tempi lunghi, di campi fissi, che racconta la natura in modo lirico, in modo molto poetico. Ci sono pochissime parole e c'è un contatto con la natura e fra l'uomo e la natura che è molto raro da trovare, al limite tra la finzione e il documentario. Il suo primo lungometraggio, che è Il pianeta azzurro, risale al 1982 ed era stato anche in concorso alla Mostra di Venezia in quell'anno, e parte appunto dal mondo prima minerale e da un ghiacciaio che si scioglie fino ad arrivare agli animali, l'accoppiamento delle libellule e poi pian piano si sposta al mondo degli umani, come l'essere umano sia parte di questo mondo e non sia altro che un piccolissimo elemento del pianeta che è composto da esseri come lui. Ma com'è nata la passione di Franco Piavoli per il cinema? Ascoltiamo le parole di questo grande del cinema italiano. È nata spontaneamente, proprio come i bambini hanno la passione per le immagini, per il disegno, così anch'io prima disegnavo, poi mi sono trovato fra le mani una macchina fotografica, prima poi una macchina da presa, una 8 mm che è stata regalata da un battelliere che l'ha trovata smarrita sul battello del lago di Garda. E allora ho cominciato così a catturare immagini e costruirle con il montaggio più elementare. Allora non avevo neanche la moviola, proprio le cucivo così, taglia e cucci.
E quindi questa possibilità di ricreare, di dare, di rappresentare la realtà, ma secondo un tuo punto di vista, il piacere quindi di indagare, di esplorare la realtà e poi di rivisitarla con la tua mente, col tuo sentimento, e quindi creare un messaggio per gli altri del tuo punto di vista sulla realtà che ci circonda, sulla realtà che abbiamo dentro, costruita appunto con immagini e suoni, perché un fattore importantissimo per me nel cinema è anche la colonna sonora.